Abbracci ragazzi, ben studio. Io ci incassavo questo anche per la di Napoli, Brescia, e poi finito dopo la vittoria di Napoli. E quindi ragazzi, nel primo tempo ha segnato il gol dell'1-0 Dries Mertens, che ha concesso il 1-0, e questo è già l'ultimo gol per raggiungere Diego Armando Maradona. Mancava solo un altro e raggiungeva il record di Diego Armando Maradona. Poi ragazzi, poi segnato il gol dell'1-0. Penso di cosa smanovasse, ma poi è arrivato il VAR e è andato a vedere se era controllato la gol. Ma infatti ragazzi poi il VAR dice di ogni dare gol a Napoli, e quindi ragazzi non è una grande occasione, e quindi ragazzi che dire. Per Napoli, che poi nel secondo tempo va a segnare di nuovo Costa Smanolasse, che è il contesto di 2-0, e quindi torna di nuovo a segnare. E quindi raga che dire. E poi ragazzi, poi nel secondo tempo va a segnare anche Sandro Tonali, che poi è stato annullato il gol, per lui ha fatto un grande, un grandissimo gol, va bene, un grande gol questo giovane che ha mandato in angolo dove Ospina non poteva arrivare. Grande prestazione per il giovane del Brescia, ma poi è stato annullato dal VAR per violare un fallo che ho concesso, per me si vedeva molto che era fallo, e quindi per il fallo ha dovuto annullare. Poi ragazzi, deve entrare a svantaggio, ci pensa poi Mario Balotelli, che finalmente torna a segnare in Serie A dopo l'ultimo gol con il Milan contro l'Udinese, da un calcio di punizione che ha concesso al Milan di portarsi in vantaggio. Finalmente Balo torna a segnare in Serie A, e questo gol lo dedica anche alla figlia che è preso in campo. E comunque ragazzi, il gol di Balotelli non è riuscito, non basta portarsi a parità. Quando sembrava il Napoli riuscito a difendere i suoi due gol dall'artiglio del Brescia, che ha avuto moltissime occasioni per portarsi in vantaggio, ma comunque ragazzi, tutti voglio rimanere un Balotelli ragazzi, che torna finalmente a segnare in Serie A dopo l'esperienza, dopo questi anni in Francia. Poi Balotelli torna finalmente a sognare e a tirare, è tornato in Italia con un rabatto dopo la sua esperienza. L'ultima esperienza con la maglia del Milan. Ma comunque ragazzi, Napoli tutto sommato ha giocato un tempo male di nessuno, ma è riuscito a difendersi dal gol del Brescia e a portarsi questa vittoria a casa. E adesso Napoli si porta a 3 punti, ma a pari punti con la Dea, che è sul terzo posto, il Napoli ancora al quarto. E quindi e il Brescia rimane lì fermo in zona Serie A per ora, e cerca un'altra vittoria dopo il Napoli, viene da una sconfitta contro il Cagliari, e invece Brescia viene dalla sconfitta contro la Juve nel turno settimanale. E quindi ragazzi, che dire, dai, è tutto, noi ci dopo se ci vediamo dopo con le attività di serie. Quindi ragazzi, è tutto, ciao ciao.